Un progetto partito dalla volontà di voler creare opportunità di reale integrazione tra i bambini normodotati e i loro compagni affetti da patologie come l'autismo o le disabilità intellettive. Bilancio estremamente positivo, questa è la prima volta che portiamo la TMA all'interno dell'orario scolastico e questa è la prima novità. La seconda importante novità è che i bambini che usufruiscono del percorso di TMA possono per la prima volta farlo assieme al gruppo classe, assieme a quelli che sono i compagni di classe e quindi venendo con il trasporto scolastico, in modo da dare un'inclusione, un'inclusività che sia a tutto tondo e non si percepiscano differenze all'interno della vita scolastica giornaliera. In questi mesi, marzo e giugno, sono stati oltre 100 i bambini coinvolti delle scuole primarie di Camucia e Fratta nel progetto Fuori dal Guscio. Diciamo proprio uno dei presupposti di questo progetto è proprio quello di abbattere le distanze, insomma. Quindi l'acqua ci unisce, ci fa giocare, divertire, sperimentare e soprattutto crea gruppo e questo è quello che diciamo più conta, insomma, per i nostri ragazzi e per il progetto, insomma. Questo progetto Fuori dal Guscio per l'Associazione Autismo Arezzo ha rappresentato uno spartiacque. Secondo noi questo è un progetto che va messo a regime, in acqua le differenze scompaiono, i bambini delle scuole di Cortona e Fratta, di Camucia, hanno vissuto un'esperienza per questi tre mesi straordinaria. Lavoreremo perché nel futuro, già dal prossimo anno scolastico, questo progetto si possa rafforzare e duri magari tutto l'anno. Chiederemo il sostegno ad aziende, a soggetti, a istituzioni, però l'associazione per i ragazzi, per l'integrazione si parte dalla scuola. Siamo veramente contenti. Un'esperienza unica in Italia che ha visto intere classi fare nuoto una volta alla settimana tutti assieme, senza barriere e diversità, con bambini diversamente abili totalmente in sintonia con i compagni, anzi spesso guidati proprio da loro. Chiara. Allora, come ti sembra questa esperienza di venire in orario scolastico a fare nuoto la mattina? Molto bella e divertente. E divertente. Tu come ti chiami? Tommaso. Allora, com'è venire a scuola, invece che andare a scuola, venire a nuotare con i tuoi compagni di classe? La Chiara. Beh, ti diverti? Sì, mi diverto. E ti piace nuotare? Mi piace nuotare. Bravo, Tom. Allora, voi, tu come ti chiami? Ginevra. Ginevra, allora è divertente? Sì, tantissimo. Ma ti piace, ti riesce a nuotare? Sì. Sì? Tu come ti chiami dagli occhi azzurri? Nicole. Nicole, tu sei bravissima a nuotare? Insomma? Sì. E com'è nuotare con tutti i compagni di classe? Bello.